Siamo al volley, gara 3 delle semifinali scudetto, la vittoria esterna dei Monza a Trento e lo successo casalingo di Perugia su Milano. Maurizio Colantoni. È la sagra di Bentara, l'opposto tunisino di madre polacca, MVP di gara 3, che porta Perugia avanti nella serie di semifinale. Milano non trova i ritmi giusti, parte bene nel primo parziale con un servizio perforante. Poi è la squadra di Lorenzetti a non lasciare più spazio. 3-1 è match point, che Perugia giovedì si giocherà a Milano. È stata una partita in crescendo perché naturalmente era importante portarsi avanti nella serie dopo la battaglia sportiva di qualche giorno fa. Bella, penso che il pubblico si sia divertito, partita molto intensa, insomma, era importante, siamo partiti con tanti errori, soprattutto al servizio, poi dopo ci siamo ripresi e insomma abbiamo disputato secondo me una buona gara. In due parole mi devi dire i pericoli che potete correre con questa Milano adesso in casa loro. Ma i pericoli, le parole sono pochissime, perché loro sono una grande squadra, hanno un grande servizio e dipenderà tutto, secondo me, dal loro servizio e dalla nostra ricezione. Poi chiaramente c'è la pallavolo giocata, ma la loro battuta e la nostra ricezione saranno fondamentali. Una cosa che dici alla tua Perugia? Ma che sono orgoglioso della mia squadra, di come ha reagito, alti bassi, si soffre, si vince, si perde, ma è importante stare bene in campo durante la settimana e io sono orgoglioso veramente dei miei compagni. Francesco, Trento non ha chiuso i conti come ci aspettavamo e quindi sarà necessaria gara 4 per entrambe le semifinali e Monza invece continua a stupire. Sì, Monza continua a stupire con davvero un bel cammino e davanti al pubblico, un palazzetto pieno a Trento, è riuscita appunto ad allungare la serie, così come appunto Perugia con un'ottima, diciamo, giocata, soprattutto dopo un primo set non proprio così eccellente, è riuscita a portarsi avanti con Milano. Davvero, come sempre, le semifinali, playoff e il playoff in sé, lo sappiamo anche in tutti gli sport, è una storia a sé. Davvero si azzera un po' tutto e ogni partita può diventare decisiva. Semifinali scudetto anche sul fronte femminile, gara 1 con il successo di sabato, Scandicci su Milano e invece Conegliano che travolge Novara. Vediamo con Marco Fantasia. Dopo il 3-0 di Scandicci su Milano, un altro 3-0, Conegliano si impone in gara 1 della seconda semifinale contro Novara. Sara Farra, è stata forse un po' più semplice di quanto vi aspettaste? Novara non ha posto grande resistenza. Sì, è vero. Ci aspettavamo una gara difficile perché comunque loro hanno degli attaccanti molto molto forti e siamo state brave a metterle in difficoltà con il muro difesa, abbiamo battuto bene, quindi per loro è stato anche più difficile attaccare e niente, siamo contente della nostra prestazione e vediamo cosa succede in gara 2. Ecco, in gara 2 loro ovviamente avranno mente libera, niente da perdere, in casa sì. Ci proveranno? Beh, assolutamente, sono i playoff, ci si gioca lo scudetto, quindi non credo che nessuno lasci così qualcosa agli altri. Sarà una bella sfida, vediamo cosa ne esce. Che impressione hai avuto invece dall'altra semifinale? Strana, vediamo, non so cosa aspettarmi veramente, perché sono quelle partite dentro fuori e quindi bisogna vedere come la approccerà Milano. Scandicci trascinata da una super Antropova. Sì, Scandicci che riesce, pur soffrendo, con tre bei set tirati a portare appunto a vincere e andare sull'1-0, una grandissima Antropova che davvero con tantissimi punti per lei è stata un'autentica trascinatrice. Quindi una prima semifinale con le Scandicci molto comunque equilibrata, vinta quasi sempre appunto nella parte finale del set. Dalla parte opposta invece Conegliano è stata davvero una schiacciasassi. La difesa, il punto di forza? Sicuramente una grande difesa. Lollo Bernardi ha cercato in tutti i modi di fermare una Conegliano che continua un ruolino di marcia pazzesco in un palazzetto a lui molto caro, perché il Palaverde di Treviso lo ha visto appunto con tanti successi a scrivere pagine di storia della Sisley. Ci salutiamo con delle immagini.